Ciao a tutti, bentornati nel mio canale. Oggi volevo vedere con voi come lavo la passatoia della cucina, quella ultra sottile, che non si lava in lavatrice, ma si può lavare in vari modi. Ora vi mostro come faccio io. Questa è la mia passatoia, che per farvi capire, quella ultra sottile, così in gomma. Antisfilo, antiscivolo. Allora, il primo metodo è quello. Io ad esempio utilizzo il Napisan, visto che ho i bambini e igienizzo frequentemente, quindi do una spruzzata di Napisan, così in velocità ci passo la spugnetta ed è a posto. Un altro metodo potrebbe essere quello di utilizzare quando lavate il pavimento col mocio, con la scopa a vapore, con lo straccio, cioè con qualsiasi cosa. Qualche giorno fa vi avevo parlato anche dello spray mop, che ad esempio io adesso sto pulendo il pavimento con quello, così per dargli una rinfrescata. E ho messo acqua e alcol qui nel serbatoio e quindi possiamo pulire anche la nostra passatoia. Vedete, spruzzo. Qui c'è il gancetto, spruzzo. Passo in velocità tutta la mia passatoia, asciuga velocissimo perché non assorbe acqua essendo gomma ed è sempre super igienizzata e super pulita anche perché è antimacchia e quindi le macchie che si vanno a fare, che ne so, uno schizzo di sugo, il bambino butta per terra qualsiasi cosa. Ad esempio stamattina la mia bambina me l'ha pitturato col pennarello e io ho subito pulito. È super.